Saraceni di rimpetto allo stabilimento balneare. Tra qualche minuto inizierà la passeggiata ecologica, la nuotata sulla costa dei Trabocchi. Accanto a noi, al nostro microfono, Carlo Cecchini di Pescara. Una bella esperienza, Carlo. Sì, sicuramente sarà una bella esperienza perché la giornata è fantastica, tiro un'aria, una brezza molto piacevole, quindi sicuramente il mare pare che sia pulito oggi e quindi sicuramente sarà una bella nuotata. Lei fa anche piscina durante l'inverno, quindi è uno allenato per queste prestazioni? Beh sì, io sono fresco del trofeo Giulianova, il trofeo Pineto, la 10ª edizione. D'inverno invece mi alleno ovviamente indoor, in piscina a Pescara. Vinca il migliore allora. Vinca il migliore sicuramente. Ma l'importante è che ci facciamo, che ci divertiamo tutti quanti e stiamo insieme con serenità e piacere. Buona giornata. Saverio Di Tullio, vincerà un ortonese oggi? Ma penso proprio di sì, guarda, perché teoricamente abbiamo avuto un mare sti giorni, soprattutto noi, fantastico, quindi siamo allenatissimi, vabbè, io ci provo turisticamente, insomma, se ce la faccio andata e ritorno, altrimenti solo andata, vediamo un po'. Lei quanti anni è architetto? Ai ai ai, ma comunque vabbè, è sempre ben allenato. Master 70, insomma, va bene. L'importante è partecipare, architetto, ma quanto è importante la costa dei Trabocchi per Ortona e il suo comprensorio? Questa è una domanda importante, insomma. Io spero che veramente, insomma, tutti i sogni che si sono fatti questi ultimi tempi, insomma, qualcuno vada in porto, insomma, vediamo un po'. Sicuramente, insomma, è un riferimento, perché ogni volta che viene un amico da fuori Ortona, io, insomma, sinceramente la prima cosa che faccio è proprio almeno far vedere le nostre risorse, insomma, dalla Maiella alla costa dei Trabocchi, penso che, insomma, l'Abruzzo. Buona passeggiata a Saverio Di Tullio. Ok, grazie. Salute. Alessia Vocoleci, un'esperta del nuoto. Come mai oggi ad Ortona? No, perché io abito a Ortona. Quindi partecipa con buona intenzione. Sì, buona intenzione di arrivarci alla fine. Ama più la piscina o il mare? No, senza differenza. Sa nuotare benissimo lei, sì. Quindi può partecipare con belle ambizioni. Sì, sì, queste sì. Buona passeggiata. Grazie mille. Abbiamo accanto a noi il dottor De Nardis. Come sta di forma oggi? Penso bene. Comunque è una goliardata, quindi la prendiamo per quello che è, giustamente, senza competitività eccessiva. Lei è molto impegnato nella vita privata, nella vita lavorativa. Ha tempo per dedicarsi allo sport ancora? Il tempo si trova se si vuole. Al posto di mangiare ci si allena. Lei sta benissimo col peso forma, giusto dottore? Direi proprio di sì, sono contento di come sto e sono contento di stare in mezzo a tutti questi amici. C'è un feeling tra lei e il mare? È un feeling unico, diciamo che è il feeling più grande che ho sempre coltivato in tutta la vita. Ortona è una bella città, però poca sfruttata. Meriterebbe molto di più, lo sappiamo tutti, lo diciamo tutti, l'analisi è semplice, la soluzione dei problemi sembra impossibile, bisogna impegnarsi un po' di più tutti. Buona nuotata al dottor De Nardis. Grazie, buona domenica. Buona notte.
No, perché c'è la gente che si muove dopo la partita, la dovuta accessibile. E a tutti, siamo pronti. Allora, ripeto, adesso andremo a piedi piano verso gli scogli bianchi. Fin qua ci siamo. Da lì. Ma io esco lì e corro qua, così ha detto. Però comunque in caso la altre sono vabbè. Ma sempre dobbiamo. A ritorno dobbiamo avere le cose. Sempre ci stanno le buone sinistra. Luigi Janieri, vincitore di questa nuotata ecologica, la 21ª sulla costa dei Trabocchi. Una bella soddisfazione, Luigi. Stavo bene, ero stanchissimo all'arrivo, sono stato dietro a uno bello forte. Gli sono stato in scia, poi mi sono avvicinato verso metà gara e alla fine ho visto l'ultima boa e sono partito. Mi sono stancato tantissimo. 16 anni, sei anche già professionista nel nuoto, è così Luigi? Sì, professionista, faccio agonismo, certo, c'è gente molto più forte di me, ma si lavora per cercare di raggiungerli. La tua specialità? Stile libero, faccio le gare lunghe, 1500, 400, 200 e mi piace anche gareggiare in mare. Quante ore la settimana si allena un atleta che pratica il nuoto?
Allora, nella mia categoria 2 ore al giorno più palestra in giorni selezionati in precedenza, ma i più forti, man mano che diventi più grande, che sali di categoria, ci sono anche gli allenamenti mattutini. 2 ore. Buona carriera. Grazie. Francesca Rapini, una delle organizzatrici di questa bella manifestazione nuotata ecologica a Costa dei Trabocchi. Sì, e collaboro con la rivista d'Abruzzo che organizza questo evento da 21 edizioni, questa è la 21esima, è un evento al quale partecipano tantissime persone. Quest'anno abbiamo raggiunto i 110 iscritti da tutto l'Abruzzo, anche da fuori, vengono anche da alcuni inglesi, insomma alcuni francesi hanno partecipato nelle edizioni precedenti, e quindi ecco, è sempre un successo. Lei è una giornalista, ultimamente ha preso un bel premio, un buon riconoscimento, siamo agli inizi di una bella carriera. Sì, grazie. Sì, un riconoscimento recente, insomma, per la mia attività, appunto, spero, ecco, di proseguire nel giornalismo e, insomma. Cosa le piace raccontare in modo particolare? Ma diciamo un po' eventi culturali, anche il territorio, ecco, raccontare il territorio anche attraverso gli eventi spesso che seguo. Sì. Ortona costa dei trabocchi, ma non ha i trabocchi. Sì, attualmente non ha i trabocchi, anche se comunque la Mucchiola è stato ricostruito e forse, insomma, forse dovrebbe nascere anche un altro, dovrebbero insomma, ripristinare un trabocco antico. Quindi ecco, speriamo che Ortona poi possa essere di nuovo l'inizio della costa dei trabocchi per i trabocchi che avrà. Buona carriera a Francesca Rapini. Grazie a voi. Omar Reda, inviato speciale della RAI per questa bella nuotata Costa dei Trabocchi. Sì, è un'iniziativa veramente lodevole, anche perché spinge a rispettare questo bellissimo mare e questa bellissima costa. Sono contento di essere venuto qui a seguire e a informare tutti quanti i telespettatori, insomma tutto il pubblico su questo evento veramente meraviglioso. La RAI, Radio Televisione Italiana, RAI 3, dedica molto alle vicende del mare. Sì, beh, c'è una forte attenzione ovviamente per tutti i temi ambientali e soprattutto per tutte le tematiche legate appunto al rispetto di questa costa e alle bellezze di questa costa, che purtroppo troppo spesso non vengono valorizzate così come dovrebbero essere valorizzate. Omar, lei gira tutta la costa abruzzese. Qual è la migliore, qual è l'acqua più pulita secondo il suo punto di vista? Ma oddio, non ho tutti gli elementi per poterlo affermare con esattezza. Certo, la costa dei Trabocchi è veramente notevole. Ma abbondonata sua.